in piazza con la Lega Nord, con il gruppo parlamentare, i miei emendamenti, a difesa della famiglia, firmata per sostenere la battaglia del gruppo parlamentare della Lega Nord. Contrariamente al signor Renzi, a cui piace mamma e mamma, papà e papà, e genitore A, genitore B, noi siamo papà, mamma, figli, la famiglia tradizionale, quella prevista dalla Costituzione italiana, che Renzi anche ieri ha calpestato alla faccia di tutti gli italiani. Una firma a difesa della famiglia. Ma in un momento nel quale il paese va a picco, le borse crollano, le imprese chiudono, la disoccupazione non diminuisce, la sinistra, il Presidente del Consiglio ha l'unico obiettivo di distruggere la famiglia e scrivere per legge che i bambini non hanno più diritto ad avere un papà e una mamma. È una responsabilità gravissima, perché i casi della vita, le difficoltà della vita, le strade della vita portano anche a un minore, purtroppo magari, a non dover avere, a non poter avere un papà e una mamma, ma scriverlo per legge vuol dire andare a distruggere per volontà politica la vita di un bambino. In piazza il gruppo parlamentare della Lega Nord sta chiedendo sostegno ai cittadini per affrontare la loro battaglia parlamentare, una battaglia corrida, una battaglia che si può vincere, una battaglia che darà finalmente la scalata a questo governo. Siamo qui per ribadire ancora una volta, senza se e senza ma, che la famiglia è una, è quella stabilita dalla nostra Costituzione, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Noi crediamo che il diritto di minore vada tutelato, ma che diventare genitori non sia un diritto. Giusto riconoscere quelli che sono dei diritti personali alle coppie omosessuali, alla loro affettività, ma assolutamente no alle adozioni e no all'equiparazione dei matrimoni. Una mamma, un papà, questa la vera libertà. I bambini sono bambini, i bambini sono nati da una mamma e da un papà. Non è che non sono due mamme, non sono due mamme che hanno fatto bambini. Io non ho mai visto in natura due mamme fare bambini o due papà fare dei bambini. E di conseguenza non ci prendano in giro.